Ciao a tutti e bentornati in nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Siamo arrivati al numero 100, se vi siete persi tutti gli altri vi lascio qui, cliccando sulla i, tutta la playlist di questi video. Allora, partiamo subito, anche oggi faremo insieme dei piatti golosissimi, facilissimi e adatti ad una dieta equilibrata. Allora, partiamo dalla colazione. Oggi voglio farvi vedere come fare dei keto pancakes, dei pancakes che non contengono zucchero o comunque se ce n'è all'interno è dolcificante. Però questi pancakes sono buoni anche senza zucchero e senza dolcificante, sono sofficissimi e facilissimi da fare. Ecco cosa vi occorre: un vasetto di yogurt greco, 2 uova, 85 g di farina, 70 g di acqua, un cucchiaino di dolcificante, un cucchiaino di lievito e un pizzico di sale. Quindi mettiamo tutti gli ingredienti all'interno della ciotola sino a creare una pastella, la classica pastella dei pancakes. Dopodiché andiamo sulla piastra e li andiamo a cuocere. Sul fondo della mia padella io utilizzo sempre un cucchiaino di olio di cocco, ma potete anche utilizzare l'olio d'oliva, giusto per non farli attaccare. E vanno cotti appunto come si cuociono i pancakes. Sono davvero super super soffici e buonissimi. Io li vado a condire con un po' di crema al cacao. Questa è una crema al cacao e con granella di nocciole all'interno, buonissima, davvero uno spettacolo, golosissima. Ovviamente non li mangio tutti insieme, ma sono due per me e due per il mio compagno. Allora, passiamo al pranzo, semplicissimo, un pranzo ormai conosciutissimo. Ho fatto le trofie con i broccoli e il pan grattato. Adoro mettere il pan grattato sulla pasta, è davvero buonissimo, non so, da quel tocco in più. Non so se l'avete mai provato, ma provatelo perché è spettacolare. Quindi vado a cuocere prima i broccoli in acqua, vado a mettere la pasta e una volta cotta la pasta vado anche a tostare il mio pan grattato su una padella antiaderente. Lo vado a mettere sulla mia pasta e il mio pranzo è pronto. Passiamo a uno snack che può essere anche un dessert perché è davvero squisito e buonissimo. Si tratta di un tortino light. Si prepara con 200 g di cioccolato fondente, 3 uova intere e un albume, 30 g di eritritolo che è il dolcificante, potete utilizzare lo zucchero al suo posto, e 10 g di amido di mais, quindi non contiene neanche farina questo tortino, e 80 g di Philadelphia. Se non avete la Philadelphia potete utilizzare lo yogurt greco. Vado a sciogliere il cioccolato fondente al microonde, dopodiché ci vado a versare all'interno le uova e l'albume, che non è montato, serve solamente l'albume liquido. Quindi vado a mescolare gli ingredienti insieme, dopodiché vado ad aggiungerci tutto il resto, quindi l'amido di mais, in alternativa alla fecola di patate andrà benissimo, lo zucchero e infine la Philadelphia. Quindi mescolate tutti gli ingredienti insieme. Dopodiché prendete dei pirottini da muffin, li imburrate e li infarinate in modo tale che non si attacchino e li mettete in forno a 180 gradi per circa 7-10 minuti. Allora, quando i bordi saranno diventati cotti, il centro invece risulterà lucido, saranno pronti. Io vi consiglio di non superare questi minuti, altrimenti il tortino poi non avrà il cuore morbido all'interno, sarà comunque buonissimo, però non avrà quel cuore liquido al centro. Se invece non volete rischiare, potete in alternativa mettere un cubetto di cioccolato fondente al centro, in questo modo anche se lo lasciate un po' di più ci sarà comunque il cuore liquido al centro, è un trucchetto, ecco. Passiamo alla cena, una cena super super leggera davvero. Ho preparato semplicemente un piatto unico fatto con tonno, pomodorini, olive, finocchi e una fettina di pane tostato. Quando non ho voglia di cucinare, questa è la mia cena preferita in assoluto, sia d'inverno che d'estate. Io adoro il tonno in tutte le salse.
Allora ragazze e ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale di queste ricette vi ha incuriosito di più, anche se già so quale sarà la vostra risposta. Il tortino al cioccolato, sono sicurissima che vi è piaciuta tantissimo come ricetta, quindi provate a farla, poi fatemi sapere. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!